amici, bentornati a Cerate Story. Questa volta voglio presentarvi un personaggio tutto italiano che lo conosciamo soprattutto per i suoi fumetti, ma ha avuto anche una storia videoludica. E vi dico già una cosa: è colui che ha dato un nuovo genere popolare in Italia, tra prime edizioni, nuove ristampe, tutto il resto. Insomma, chi è che non ha mai letto un fumetto di Tex? Io, da grande appassionato di fumetti, ne ho letti veramente tanti. Ci credete che lui stesso ha avuto proprio una storia videoludica, non vasta quanto Topolino o Spider-Man, ma sicuramente interessante. L'Italia, una volta, valeva tantissimo. Ha prodotto diversi videogiochi ispirati ai propri fumetti più famosi e il personaggio che voglio presentarvi è Tex, il mitico cowboy ranger del fine 800. Ma che vi devo dire di questo personaggio? Beh, possiamo dire semplicemente due cose. Che lui stesso è nato nel 1948 per mano di Gianluigi Bonnelli e Aurelio Galeppini, che purtroppo sono i due fondatori, sono morti da un po' di anni. Ma nonostante tutto, il personaggio continua ancora a essere vivo. Ma prima di passare a tutto questo, hanno mai avuto una storia videoludica Tex e i suoi amigos? Certo! Possiamo dire che i giochi che hanno rilasciato sono di una certa quantità. Sono stati rilasciati tra il 92 e il 93 grazie alla Simulmondo, che, grazie a un accordo con Gianluigi Bonnelli, che insomma aveva una gran voglia di innovazione, anche se a dire la verità era un po' scettico, la Simulmondo presenterà per i sistemi Amiga e per i sistemi MS-DOS il primo gioco che si chiamerebbe semplicemente Me. Dopo quello ci furono anche il Drago Rosso, Spettri, San Francisco, Diabolico Intrigo, Lotta sul Mare, El Morisco, Baffi Socca, Dramma al Circo, Il Fiore della Morte, Kento Non Perdona, Duello all'Alba, La Mano Rossa e Piombo Caldo. Una dozzina di giochi che non sono proprio titoli completamente originali, sono semplicemente reinterpretazioni in formato videoludico di alcuni fumetti che erano stati pubblicati. E tra l'altro funzionavano più o meno tutti così. Cioè il personaggio che dobbiamo muovere all'interno di queste ambientazioni, con sezioni platform, risolvere degli intrighi, insomma si intende enigmi, poi magari fare qualche piccola sparatoria, ma niente di eccezionale. Certo, venivano venduti in edicola mensilmente, erano storie tutte molto semplici, ma semplicemente all'epoca ce le facevamo bastare se volevamo un'alternativa al semplice fumetto cartaceo. E questo è purtroppo tutto quello che abbiamo sui videogiochi di Tex. Non hanno mai pensato di fare qualcos'altro, nonostante il fumetto in Italia continui a mantenere una certa popolarità. A parte i giochi, il personaggio vi ho già fatto capire che è nato come personaggio dei fumetti nel 1948. Ma chi è il Tex? Sarebbe un ranger texano che è molto bravo con le pistole, è insomma il capo supremo delle tribù Navajos. Lui ha un altro nome, si fa chiamare Aquila della Notte, è anche addirittura un agente governativo indiano. Insomma, lui stesso è un uomo molto altruista e molto rispettoso della giustizia. Lui cerca sempre di portare la giustizia anche in luoghi dove non dovrebbe neanche esserci. Poi, tra l'altro, sembra strano, ma il personaggio di Tex assomiglia un po' a un giovane Gary Cooper, o anche addirittura nel comportamento assomiglia un pochettino a John Wayne e anche addirittura al personaggio di Clint Eastwood. E possiamo dire che per quanto riguarda il suo passato hanno fatto tantissimi fumetti, tra riedizioni, ristampe, nuove storie che sono state pubblicate anche adesso da nuovi disegnatori, nuovi sceneggiatori. Possiamo dire che cercano di costruire una storia intorno al personaggio. Lui stesso è anche accompagnato da fedeli compagni che sono Kit Carson, che sarebbe anche il suo maestro. Poi accompagnato da Tiger Jack, che sarebbe il suo migliore amico indiano. E anche da Kit Wheeler, che sarebbe suo figlio in pratica, che nonostante avrà solo 20 anni, mi sembra, è già molto in gamba. E oltre a questo, beh, sapete che oltre ai fumetti, hanno addirittura fatto anche un film. Sì, sembra strano, ma
Duccio Tessari, regista di film western, nel 1983 fece per la televisione un lungometraggio che era ispirato al fumetto Il Signore degli Abissi. Questo film purtroppo non ebbe il successo sperato per due motivi. Era lungo, inquadrature un po' troppo fumettistiche, nonostante potevano essere una buona idea, ma forse era meglio farlo diventare più un film western originale. E purtroppo molti si sono lamentati anche addirittura delle interpretazioni che facevano schifo, soprattutto del protagonista Giuliano Gemma, che dicono che era inadatta a fare il personaggio di Tex. Secondo il mio modesto parere, il film aveva del buon potenziale, ma forse potevano un po' migliorarlo qua e là, perché il regista Duccio Tessari non era mica un dilettante. Poi, tra l'altro, doveva nascere anche la serie televisiva, ma dopo il flop del film non hanno fatto niente. Questo è tutto. Non c'è nient'altro dedicato al personaggio, purtroppo. Ma se volete provare a studiare meglio lui stesso, provate a ripescare un po' tutti i suoi fumetti, dalle prime edizioni alle nuove ristampe che stanno facendo ancora adesso. Vi aspetto al prossimo personaggio ed è un altro personaggio di fumetti italiano.